Super tardi, non metta fuoco. Adesso impacchetto il regalo. Ma perché è sordo? Il pacchetto, guardate, ho fatto il lavoretto di Natale, poi vi faccio vedere. Il pacchetto del regalo di Cristina, che è questo set di Roger Gallet. Ok. Questo qua bois d'orange. Ho preso la paglietta rossa e due di queste. Cioccolata del superfood, quella con omaggio alla Nutella, quella buon umore e tono energia. Adesso faccio un bel pacchettino, poi ve lo faccio vedere. Allora, ragazzi, guardate come è venuto carino. Al posto della classica coccardina, vabbè, l'ho messa per attaccarlo. L'ho preso questo di ferro con la cordicina, così le rimane. Ho lesinato sulla paglietta. La aggiungo? Vabbè, se la aggiungo la paglietta. No, boh, ho sbagliato però. Vabbè, niente ragazzi. Sì. E niente ragazzi, adesso che vi carico questa parte perché è super tardissimissimo e ci vediamo più tardi. Ciao! Una Biggie dal parrucchiere indiano, vestita da Sherlock Holmes, col cappottino di Sherlock Holmes. Amici, finiscila. Stiamo andando a fare gli auguri ai nostri amici. Nabiki Hop Hop. Auguri. Buonasera. Dallo stronzetto. Io devo ancora. Ma sei nudo? Oddio, pensavo che eri nudo. È un po' di. Niente. Questi puntini? Tutto. No, sono. C'è queste macchie, queste sono Sono. queste Non sono nebole, sono macchioline. Questi qua sono nevi, cioè piccoli nevi che possono uscire normalmente. E queste qua sono bollicine dovute al contatto con i coloranti delle magliette. Gira aderenti. Perché Ma ho letto tipo no! che c'è sta l'eruzione cutanea, che se te ne metti a mettere roba aderenti e sudi. Allora, quello assolutamente. Le magliette, se non sono di puro cotone e bianche, tutte le magliette colorate tendono sudando a rilasciare un pochino di colore e a Ho dare un po' visto, di ne metto nere, irritazione. ne metto. Però è normalissimo. Succede a No, tutti. perché l'altro giorno mi sono letto un po' di cose, Ma no? Mi no, serve leggere. Ho letto non è un sacco di niente, no, cose. ma è proprio un po', guarda, non è niente, è un po' di neanche dermatite, sono delle bollicine da contatto della, magari a contatto della pelle diretto, metti sempre una magliettina in cotone Poi sono al puro. dentista. Ci vuole un attimo perché è sempre Sì, lungo. aspetta un attimo che chiudo qua. Sì. Quindi faccio dei gradini, li metto nel giardino. I giardini prendi quelli piccoli, li farei io. Cristina, se posso aiutare me lo dici? No, tranquilla. Accomodati pure. No, voglio dare una mano. Niente quella volta. Cioè, non avete festeggiato? Eravamo io e lui, ci hanno fatto, ma loro dovevano uscire, già usciva. Ma poi ce li passiamo per il bambino. Guarda, O mettilo là, leviamo la. Ci fa super caffona io. Allora, io ho messo per l'antipasto Sto i facendo la piatti. Se ne caffonissima. volete altri. Spostiamo, dammi la candela, va. Tu mangia. Osho, osho, osho. Cade, cade, cade. Tu tieniti pronto a chiamare pompieri, Fra? Però aspetta. Questo vogliamo parlare di questo centro Sì, tavola magari dopo fatto che. da Francesca. Avvicina. No, no, poggia accese là. Vabbè, voi Porta l'accendo, sfiga, mi sa spiego. No, veramente, io non ho parole. Ok. Ma Imma, no, fammi fai spazio spazio. prima. La noce. Ah, ok. Certo.
è caduco. Subito. No, ti cadono tutti. No, mi cadono tutti. Ho capito che è morbido dopo averlo toccato. Subito Igor ha preferito, dice, vuoi mettere, metti le cose. Occhio che mo mentre mani nella comitata ti cascano addosso. Che candele insieme mangiamo. No, ragazzi, ragazzi, Igor lì con quel candelabro dietro. No, ma non succede, ammazza, oh, c'è spegno, là c'è. Dai. Ma no, l'unica cosa se sei scomodo con le gambe. No, no, tutti. No. C'è il cane basito, no, guarda il cane. Dice, ma dice, saremo noi cani saremo meno, no, avremo meno cervello degli umani, ma anche loro. Allora, ascolta, vieni qua. Allora, scaliamo Francesca per piacere. Io posso stare qua che mi sento. Qua metto zio. Vabbè, anche se noi ci vediamo. Questo bicchiere di chi era? Questo era il mio perché sono una maleducata. Cioè, no, perché non sapevo ancora che, si, che sarei stata seduta qua. Vedi, mio è capodanno. Insomma, che era il Natale una macchina, che è Natale? Sì, era Natale. Fai la spesa, cucina, prendi, fai. Ma scusa, magari hanno avuto un invito all'ultimo minuto. No, si mangia il tortellino in brodo. No, tutto dipende, però non c'è la tradizione di non mangiare la carne. In molte famiglie si mangia i tortellini in brodo. In Lombardia, in anche Liguria, cioè non c'è la cosa che non si mangia, si mangia il pesce. A tutte le persone del sud che conosco sì. Io no. Magari ci saranno anche famiglie che lo fanno, quelle che conosco io no. Cioè, ad esempio, ho tantissimi amici a Taranto, non esiste non mangiare il pesce il 24. Cioè, è proprio, non esiste, non è concepibile non mangiarlo. Cioè, esatto. Sono stato informato. Io l'ho scoperto invece da quando abito a Roma, che sono 20 anni. Però non mi ricordo se per la religione devo verificare il 24 è di magro o è una tradizione che poi, perché secondo me non è di magro il 24, penso che sia una tradizione poi acquisita, perché altrimenti siccome queste persone che mangiano la sera alle 24 fanno il cenone anche con gli affettati, molte sono iperreligiose, non le mangerebbero la carne se fosse. Tanti auguri, forza mio papà, dai. Però di solito si fanno altre cose, tutto. Cioè, ragazzi, parliamone di questi gamberoni. Ma parliamo anche del panettone gastronomico, ma intervistiamo direttamente l'intenditore qua. Oddio, no. Sì, sì, di cui sto riprendendo il sedere. Invece no, qua no. Abbiamo lo chef che. No, intervista lo chef. Intervistiamo lo chef che sta veramente sta cucinando chef? Del pesce meraviglioso. Ma vedi che non è astemio, perché mi hai detto che è astemio, non sei astemio? No, per detto pesce, che... per... Ma tu sei astemio proprio? Per queste spigole, vieni. Alla faccia del cefalo d'orino, no, per modo di dire. Cosa volevi, cosa? Hai visto? Fanno due. No, vabbè, metà stessa. Mi una voce un gelato ormai, bellissima. Mamma mia, tutto buonissimo, ragazzi. Ho assaggiato una cosa, risotto alla crema di scampi, che manda un profumo che è qualcosa di spettacolare. Risotto che mo saranno 15, no? Quanto mi manca? 10 minuti. Volete un po' di musica natalizia? Sì, 5 minuti, sì, al sesto minuto qualcosa vola fuori dalla finestra, però lo puoi mettere. Ti è mai capitato di prendere questi cosi quando comincia a scaricarsi la batteria? Fanno tipo la nenia, no? No, ma quello è bello. Il bello è la nenia? No, quello peggio pure, fra, dai. Occhio che ci sono le renne, eh. Le renne? Oddio, comincio a vederle renne, ragazzi. Sembra una birra con. Ah. Ma io per ora sento parlare di renne, ma non ho capito di cosa parlate. Comunque mi fido. Sono le renne. Ma Babbo Natale. Ma quello è carino, ti entra proprio nel cervello. We wish you a merry Christmas. Che carine, ma sono di cosa? Di Thun.
Io non sono appassionata di tonno, ma queste sono proprio belle. No. Guarda, ma... E domani c'è? Vabbè, collante non è collante se non si smaglia. Ma oggi vogliamo parlare del fatto che mi hanno venduto un paio di collante taccheggio che non ha suonato. Abbiamo provato a toglierlo, non... Ho preso con l'antitaccheggio che mi si è rovinata una gonna. Allora poi ho provato ad andare in un altro negozio a chiedere, dice no, perché non è uguale, quell'altro era lontano. Allora ho detto, ascolta, poi lo riporto... No, lo riporto lì, che poi mi è venuta in mente la buon'anima di mia nonna, c'è un magazzino, si chiama Le Matte Bergamo, dove mia mamma va spesso, e molto spesso dimenticano di togliere l'antitaccheggio. E siccome non sta vicino al paese dove stanno loro... Capitava tutte le volte con le tenaglie, poi si rovinava la roba. E mia nonna alla cassa faceva: mi raccomando, state attenti a togliere quei cosi che è sempre difficile. E sembrava che uno andava là e che mia mamma rubava tutte le volte le cose. E mia madre: stai zitta, mamma. E mia nonna è anziana: toglietemi così, tutte le volte dobbiamo metterci lì con le tenaglie. Sembrava che noi non facessimo altro che portare. Cioè, però non c'è stato. Non c'è stato verso di toglierlo. Senti, che profumo c'hai? Che buono. Che faccio? Ritorno con tutti i pasti. Sì, quelli. Grandi lo lascio. Uno li mettilo in frigo. Aspetta, che. Hai detto tu prima della sciamme? No, per. Diva, si chiama Diva, ma non mi ricordo che cosa è. Diva chi è? Dior? Credo che sia Dior. Diva. Dice, per non farli rovinare, se li rivogliamo li tiriamo fuori da Piace. Sì, ma c'entra mo nel frigo sta roba così? No, devo tutto mettere nei contenitori, casino, se non la mangiate più. No. Bella battuta. No. È già la seconda volta che la fa, anche l'altra volta la fa. Perché? Io la sera ho un problema che ha mia nonna. Se devo farlo lo faccio, l'ho fatto un sacco di volte. A volte quella, la prima volta che sono andata, te lo ricordi, Giampiero? Ardea, buonissimo. Non è Ardea. Sono tornata a Luna da una visita. Però vedo le strade al contrario, inverse. Ho lo stesso problema che aveva mia nonna, neurologico. Tipo, immaginati Viale Marconi, io sto al lato piazzale della radio, cammino verso la Colombo e mi sembra di essere al contrario. Ed è una cosa neurologica, quindi la sera comincio a sentirmi non sicura. Tra l'altro devo farmi una visita oculistica perché secondo me mi sei ridotto. 3, 2, 1. La metà di una bugia non fa la verità, quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro. Avevi tutta la vita davanti, non lo capivo. La metà di ciò che penso non lo sento solo io. E che credere di amarti non sa bastarmi. Anche stringendoci e parlandone e negandolo, ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre hai perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. È vero, è complicato odiarti. Io la do, questa è la mia preferita sua. Però mi piace anche un sacco. Io voglio regalarti la mia vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome. Del mio nome. Viaggio, ok. Viaggio. C'è una cosa che mi fa impazzire. E mi farò anche il tatuaggio di una frase. Oio, come va? Guarda. Hai smesso poi quel vento? Mamma. Considera che me è primavera da mezz'ora. Il cielo ha una porta sola. Questa è la frase che mi voglio tatuare. Hai smesso di far male ai tuoi fragili pensieri. Hai cominciato a fare pace con te stessa tu. Poi adoro. Sei io, sei lei? Sì, io. Adesso dove sei? Sotto quale cielo pensi al tuo domani? Sotto quale caldo lenzuolo?
Parto, me ne parto con un'altra. E tu mi dici adesso? Così presto no, così presto no, no che non è la tua ultima storia d'amore. Non dire, però non già un po' di anni ce l'ha. No, che non è il tuo ultimo giorno di sole. È invecchiato male? Vabbè, sì, assolutamente. Lui è invecchiato molto male. Sì, sì, sono d'accordo. Per esempio c'è, come si chiama, Gino Paoli è invecchiato da Dio. Sì, assolutamente, vabbè, non c'è paragone. Vabbè, anche le canzoni comunque le ultime... No, vabbè. E quale, oltre all'Alta Marea, quale che ti piace? Io tutte le adoro. Sono tutte belle. Notte prima degli esami. Allora, il problema di questo, questo si porta a allora, quella lì mi trae in inganno, perché ce n'è una che comincia nello stesso modo, che è il compleanno di Cristina. Solo che la canzone fa diversa. Compleanno di Cristina. Allora, cominciamo con la stessa frase. Ti ricordi, una fa, ti ricordi quella strada? Eravamo io e te, quella è stata Sette dei Pesci. Invece il compleanno di Cristina fa, ti ricordi quella strada? Eravamo io e te e la gente che correva. Quanta gente intorno a noi. E devo ricordarmi di comprare anche dei fiori, perché c'è il compleanno di Cristina. Sono morto, facciamo in ufficio domattina. Sono morto, sono morto, sono morto. Ma come corre questo treno mentre mi porta via dal tuo corpo, dal tuo seno e dalla vita mia. È una palla di cannone dalla memoria al cielo. Tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai quanto traffico stasera. Adesso una volta stavo facendo una visita al giudice, capito? Di... c'è il magnesio dentro. Vabbè, ma Emiliano. Oddio, la canzone mia preferita di Smiesa. Vedi che il belletto da sposa ci voleva adesso che non me l'hai fatto comprare oggi. Quella di Malika Ayane. Ah. Io ogni tanto per Roma mi metto tipo finta valigetta e la canto. Ma io sto a ma perché c'è questa roba? Nonna? Ora la paura è sempre quella a vincere. E tu non puoi far finta che niente sia cambiato dopo il cuore che ho strappato via da te. Mamma, è arrivato Babbo Natale, ragazzi. Però c'è Dimitri, potevi. Ho già visto uno che si comprava la divisa da Babbo Natale. Questo qualcuno che è arrivato a San Lorenzo. Sì, e si, a San Lorenzo. E si lamentava. Questi sono bambini, Lo sai, anche lui gli è andato quando era piccolo un Babbo Natale. Dov'è la nana? Gli è preso un gli è preso un colpo. Di chi sta? Ti hanno suonato alla porta con questo sacco, c'era uno che si era fatto male. È rimasto così. Lo sai, il capodanno, sai che era aperto qua. Qua sotto, guarda. No, quelli sono l'ha fatto elementare, c'era qua il fratello più grosso. Li abbiamo nascosti in hanno fatto una cosa di loro. Sono dei bambini, questi degli scoppietti stupidi. Sì, quelli sì. Io ho il terrore degli scoppi. Sì, secchione. Allora, quelle apro, Peppe. Apri quello di acqua e sapone per prima. Non ci credo, dai. Ma io e te siamo. Cioè, ci siamo amate dal primo momento. Ci siamo amate dal primo momento quando lui davanti a doppio zero. Quando sta a doppio zero? Lì ci siamo amate. Te lo stavo per comprare oggi, poi siccome era quello del tuo dì, costava 6,90€, ho detto forse è meglio. Questo è quello che va da solo? Sì, questo è quello che toglie. Ascolta, questo toglie il 100% in più della placca, però non si sa rispetto al valore di cosa, okay. Per cui è un concetto astratto. No, ma dice toglie il 100%. Ma mettimi le cose. Poi che apro? Apri questo qua.
Ma glielo mandi allora il filmato? Ah certo, gli mando proprio il video. Gli mando il link e girato. Il nuovo portachiavi! E poi si deve dire così su YouTube, si deve dire è puccioso, sì. È molto puccioso, è molto slow, è slow rising, è molto puccio, è molto top, è molto yeah. Molto rosa. È molto rosa e molto puccioso. Poi? Decido io, per uno, qua si gira, decido dai. Io l'ultimo devi aprire questo qua, no, dopo la... dopo la nostra, dai, dopo dopo, dopo quello che? No, che è pucciosissimo, è pucciosissimo il fenicottero, è super puccioso. Io e lei abbiamo gli stessi gusti, però il fatto che lei c'ha l'età giusta e io sto, vai, cambio, c'è un'altra persona, cambio, giro, giro, vai Giusy, no no, vai Giusy, ti sto riprendendo, aspetta giù, vabbè, quello, vai vai, so, I am emotionated. Leggi, cioè. Sono contenta perché adesso che la conosco so che le piace. No, leggi con Franci con la matita delle sopracciglia dei cinesi. Vai. Aprite insieme perché è anacolo. Oh. Aspetta. No, aspetta, schiaccia. È una luce, è una lampada. Funziona. Ma c'ha il bottone. Proviamola. Si accende. Che figa. Aspetta che la sono, si sta accendendo. Che luce cinesi. Questa è la mia. Oddio, no, queste sono tutte le stelle, si deve accendere la batteria, non è che c'è da togliere qualcosa. Qua è il tuo stile, però sta un po' più su, un po' meno sull'artigianato, più sul banale. Il colore l'ho scelto io, La sciarpa è stupenda. Siete stati proprio bravissimi. Senti, tre. Allora, dopo ti farò vedere la mia faccia. Appena arrivati in sede, e la mia faccia dopo tre ore. Ero riposto. La misura è giusta, di me. Il handicap non è un complimento. No, no, però è tipo il handicap. Sì, sì, sono i cappelli tipo da caccia British. No, mi fa, mi fai un René, così, che se... Adesso mi viene avanti con... Adesso mi viene avanti, gli facciamo un'infilata. Ma chi è quella zinnona? Dai. Ma non lo dico io, lo dice Boris. Dai, dai, dai. Con tutte le cose pucciose si sta intignando sullo spazio lì. Vibra. Francesca. Io vabbè. Se la rompi bene, ragazzi, la devo precisare. Sicura che sei. Ciao, va bene. Ragazzi, sono scene indecorose. Ragazzi, Cristina, autorità materna, cosa sconce con lo spazzolino? Vediamo, mi puoi ripetere? Ma Vicky, tu vedi tutti i regali, la zia Cristina ti ha comprato un gamberone, adesso deve incartarlo nel tovagliolo e poi te lo dà, ok? Ok, guarda che... Cristina, che capisce le parole, piega la testa, vuoi il regalo? Vuoi il regalo? Dov'è il regalo? Adesso ve lo incartiamo il tuo regalo. No. Però non sul, non sul divano col gamberone, eh? Guarda che bella. Sì, dai, sì. Signora. Anche lo zio Emiliano te l'ha comprato il gamberone. Costa. Però adesso sei educane tu? Sei educane? Adesso stiamo facendo la sceneggiata del regalo di Nabichi. Chi è questo regalo? Chi è? Deve scartare Nabichi giù dal divano. Giù dal divano. Vieni giù. Vieni giù. Vieni giù. Seduta. 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 Scarta il regalo. Non lo scarti? Beh. Beh. Gamberone, adesso la mamma te lo pulisce. Allora, le cioccolate sono, ho preso quella tono, energia e cos'è? Memoria. E poi ci sono, brava. No, non, strappa tutto, che si strappa il regalo porta bene. E poi ci sono due mini Nutella a forma di cuore, sempre della stessa linea.
Quella cos'è? Torna ed allora, cioccolata funzionale, buonissima, buon umore e tonno ed energia. Tu dove stai? Sto raccontando. Amore? Mi hanno regalato la cioccolata buon umore. Bene. Quella contiene proprio delle sostanze che è funzionale. Ovviamente. Memoria e funzioni cognitive pure le consigliate tu. Contrario. Questo ovviamente sono un campione. Beh, ascolta, non mi sembra. Cioè, l'altra. Quello che ho detto. Bello, va bene, questo guarda. La profumazione che ho scelto. Cioè. Avevamo parlato dei profumi che ti piacciono e. Bois d'orange. Grazie, questo guarda mi strapiace, cioè tutto, però azzeccatissimo. Ti piace? La profumazione è buona? Sì, sì, la sentire? Sì, beh, non c'avevano il tester, però con... avevamo parlato, ti ricordi, delle profumazioni che ti piacciono? Questa è... Guarda, come ti piace? Bravi proprio. Infatti ho detto che a un certo punto ho cacciato un urlo, queste cose di notte, no? L'altra notte mi sono ricordata che abbiamo parlato dell'arancio e della cannella. E poi ho visto quello lì che siccome... La tre? No, Vicky, tu a casa c'hai i tuoi regalini. La cannella è bellissima. Sì, l'originale era bianca, era a colori. Poi l'ho trasformata in bianco e nero perché è molto bella. Infatti... Sì. Non fai con lei? Voi non lo sapete, sto registrando, salutate. Non lo sapete, ma noi siamo a messa. Siamo a messa in realtà. Chi è il prete qua? Dimitri. Perdi, perché vince il banco. La Bichi, non cercare Maria per Roma. Che c'è? Tu non puoi giocare a carte, sei una nana. Non mi vedo persa. Che fate? Entrate? No, fa un altro giro lui. Vai, fai uno di voi. Ciao uno. Qua abbiamo gli zicchi nettari, si usa da Roma sto termine. Zicchi nettaro. Zicchi nettaro. La marca. Zicchinetta non c'è come gioco? No. Si usa in Sicilia allora. Lo zicchi nettaro è quello che si gioca. Voi siete zicchi nettari in questo momento. E una Vicky è offesa perché non è stata invitata a giocare. Io non so neanche che gioco stiano giocando, ma voi fate finta di niente. Brandisco un coltello. Finalmente posso agire. Prego. Giusto? 2, 4, 5, 6. Il buon umore, qual era? Glielo fai assaggiare. Dopo furba, granola Cristina, di sua spontanea volontà ha deciso, lei ha insistito, che Francesca assaggiasse la sua, è vero? Nel pieno delle sue facoltà e sotto alcun tipo di minaccia, ha deciso di far assaggiare questa... Crema. Vabbè, comunque tranquilla, quando poi andrai in farmacia a scoprire quanto costa il vasetto di questa, sarai ancora più contenta di questa cosa. Infatti quando mi chiedono, ma fa male, dottoressa? Sì, al portafoglio fa male. Come gli shirataki, la pasta quella senza calorie, senza carboidrati, senza niente, fa male? Sì, sì, al portafoglio fa malissimo. Proprio nel momento in cui c'è un mazzo di cartelle in mano. Oh, stasera proprio... tanto diciamo per forza. Mi sento abbastanza cerebro, cioè, in questo momento. Notare la cremosità... Notare la cremosità? Lei, lo chef, può assaggiare la cremosità? Ah, ok, non c'è più il mazzo in mano. Ah, non finisce più. 3, 8. Devo definire questo primo piano. Però si vede quanto è cremosa, guarda come rende. Oddio, se qualcuno apre il video in questo momento e non sa che cos'è, poi c'è... Vero? È vero. Franci, apri la boccuccia. Ah, buttatore? Sì, vai. Io metto 4 e invito a 2. Com'è? Grande amore. Quale? I postumi della serata, no? I postumi, dai. Ragazzi. I superstiti.
Vendi. Andiamo a facciamo un giro di superstiti. Io, vabbè, la mia faccia parla da sola. 50 sfumature di grigio. È un film, guarda, le vedi tutte. Domani mattina 50 sfumature di giallo attorno agli occhi. Due.